Mamma mia, nonno, sua maestà, ancora non ci posso credere della battaglia che è appena successa. Babbo, come stai? Tutto bene? Questo babbo è stato ferito gravemente, meno male che mi stanno aiutando le mie amiche befane. Mamma, per un po' niente combattimenti, non mi auguro che siamo vivi, ma più che altro abbiamo perso un sacco di nostri compagni. Tutti i nostri minion si sono sacrificati per questa battaglia, ma il loro sacrificio non verrà dimenticato, rimarranno sempre i nostri cuori natalizi. Purtroppo il vostro nonno non poteva prevedere le conseguenze che stavano accadendo in questo universo. Il Godoverse ormai è completamente conquistato dal Beast Clan e quella maledetta Beast non sta andando ad affrontare quel gruppo di nemici terribili quando una breccia dal Godoverse si è aperta e il nonno è arrivato appena in tempo per salvarvi a tutti, ma purtroppo ci sono state gravi vittime. Babbo, riprenditi! Osso, ti senti bene? Vedi, è arrivato il nonno, incredibile! Guarda lì che sta succedendo con la Crane. Poi vedremo che succederà. Qui la situazione è problematica. Ci sono state delle vittime, però almeno il bruco è morto. Nonno, aiuto! Dov'è il King? Il King sta aiutando Udino e Kraus, che sono feriti laggiù. Anche loro, la situazione è un po' così. Cameraman, tu come va? Bene. Sto cameraman sbuoso, molto strong. Il vostro nonno ti dà un pugno di approvazione. Sbuo, sbuo. Se il nonno ti dice sbuo, sbuo, vuol dire che ti stima. Mi piacerebbe stare ancora con voi, ma sono troppo stanco. Il potere natalizio del nostro è pari a zero, anzi, sotto zero. Ecco, voglio fare una battuta. Siamo troppo stanchi per teletrasportarci via. Devo chiamare Sirio per forza. Sirio, portaci via da qui. Sento un'aria gelida in arrivo. Mamma mia, sento un freddo, mamma mia, sua maestà, tutto bene? Posso scheletro, non ha la pelle, però sta sentendo anche lui freddo. Cosa succede? Sirio Express arrivato. Mi presento, io sono Sirio Express. Sono colui che risolve i problemi, nello specifico di tutte le figure natalizie. E quello che hanno combinato queste due befane e babbo dovrà essere discusso con i babbi e le befane di alto livello. Vorrei rimanere ancora a chiacchierare con voi, ma le vacanze di Natale sono finite e loro sono messi veramente male. Ci rivedremo presto. Salutatemi tutti quanti. Ci rivedremo per le feste natalizie. Osso, io voglio ancora uno scontro con te. Babbo, riprenditi. Ciao, babbo. Ciao, babbo, riprenditi, mi raccomando. Smuovo anche me, te, babbo. Sirio Express. Ammazza, ma è fortissimo quel gufo. Assurdo, veramente. Un personaggio abbastanza mistico, devo dire. Nonno, vieni, dobbiamo andare a parlare con Udino e Krauski. Smuovo un attimo. Devo prima andare a vedere che sta succedendo. Laggiù, a tra poco. Hanno ragione a dire queste cose contro di te. Per colpa tua e della tua incoscienza abbiamo perso 3 dei nostri compagni della CRAI. Eravamo legatissimi, ci conoscevamo dal Godoverse. Tutto perché hai dato retta a quel maledetto bruco e ti avevo avvertito. Forse dovrai distruggerti adesso e mettere fine per sempre a tutto quello che hai fatto, maledetto. Trucio potere! Aspetta, Trucio, a mettere fine alla vita di questa creatura. In fondo era accecato dal potere della Beast che era entrato in lui. Così intendi, Shepard? Il potere della Beast è un potere subdolo. Lui aveva rabbia nei confronti di Scheletro e con quel bruco è riuscito a usarlo contro di lui e a manipolare la sua mente. In fin dei conti non merita di morire. Abbiamo già perso numerosi compagni oggi. E cosa diresti di fare allora, Shepard? Avrei un'idea sbuosa. Che ne dici di prenderlo come tua nuova recluta? Cosa? Dovrei far diventare lui un nuovo membro della CRAI? Jack! Non mi sembrano molto d'accordo. Forgive me. Non lo so, Shepard, non so se è una buona idea. Sbuosa, Trucio, ti aiuterò io a cercare di farlo diventare un bravo ragazzo. Vedo in lui della bontà, anche se
sotto tutto questo pelo e tanta rabbia. Che ne dici? Forse Shepard ha ragione, abbiamo perso numerosi compagni, siamo rimasti solo noi tre. Non possiamo combattere contro il Beast Clan in queste condizioni. Come capo della CRAI in questo universo, accetto la tua proposta, Shepard. E tu, Animal, dovrai sudare per riavere la stima di Trucio, di Mano e Death Jairaf. Hai capito, Animal? È svenuto. Nonno mi darà una mano, vado a salutare i miei compagni e verrò con voi. A tra poco, Shepard. Ragazzi, come va? Come va andare, Sus? La situazione qui è grave, cioè Kowski ha preso un sacco di legnate. Guarda, l'ultimo è ancora svenuto. Non si è ancora ripreso, abbiamo usato tutto il godo che avevamo, Kowski. Non sa cosa dire, non riuscirò neanche più a dipingere per un po', maledizione. Ho capito la situazione, te King come va? King, King. Non posso ancora credere alle parole di Shepard. I ricordi del vostro King sono confusi, ma effettivamente Shepard ha ragione. Eravamo al concilio, prima che la Beast venisse evocata dal clan Beast. Poi c'è stata un'esplosione, King! E poi non ricordo niente. Probabilmente è lì che ho perso il mio vice. King ha bisogno di riflettere per un po'. King, King, King! Vedo in te del talento, giovane, ricorda! Il King tornerà quando sarai pronto. Ho bisogno di pensare un po', Sus. Saluta te, scheletro. Il King tornerà. Dove è andato il King? Insomma, sta il King ha detto doveva pensare un po' a quello che è successo. Insomma, come abbiamo perso noi dei compagni. Il King ha perso il suo vice. Quel vice lì, poi, del Godoverse. Forse è meglio lasciare il King un po' da solo. Effettivamente è ridotto male. Spu, ma stai tranquillo, parlerò io con il King. Ma comunque il vostro nonno dovrà andare via per un po'. E dove vai? Non sei appena arrivato. Devo andare a risolvere delle questioni con la CRAI. Loro hanno bisogno del nonno. In questo momento sono rimasti in pochi e Animal deve essere rieducato. Nonno, stai attento. Il vostro scheletro va a distruggere quella creatura pelosa. Adesso il scheletro parte. Spu, calmo, scheletro. Animal è quello forse più dispiaciuto di tutti. E meglio lui non ha voglia di cambiare. Quindi vostro nonno lo allenerà. Cosa vuoi allenare quel brutto coso peloso? Si sente in colpa per tutto quello che è successo. Quindi magari dentro di lui c'è lo spirito di un guerriero. Forse anche di un buon guardiano dello spazio. Quindi vostro nonno andrà con loro ad allenare. Ci vedremo in futuro. Buona fortuna per la seconda puntata dello show. Vabbè, Sus, io direi che la situazione qui è abbastanza sotto controllo. Dobbiamo andarci a preparare per la seconda puntata dello show incredibile. Tu, camera, vedi di lavorare. Ma sono stanco e ferito. Non importa, devi editare i video. Però, Sus, sia al lavoro, cameraman. Forza, cameraman, andiamo. Body. Body. 0 0. 7. Ho visto. Segnalo. Ho visto. Segnalo. Mamma mia, somestà, come vola il tempo. È già passato un sacco di giorni dalla seconda puntata dell'anti-show. E al vostro Sus fa piacere che la puntata sta andando molto bene. Però somestà, è arrivato il momento. Il vostro scheletro è carico a pallettoni. Si è allenato duramente, incredibile. Anche Sus si è allenato. Ma in realtà l'ho guardata mentre si allenava, somestà. È incredibile, ma è arrivato il momento. Oggi finalmente sapremo se Animal Incredibile ha accettato la sfida del vostro scheletro incredibile per un match incredibile. Che poi Animal aveva sfidato il vostro scheletro incredibile. E io gli ho risposto con una counter sfida. Quindi alla fine è il vostro scheletro che però l'ha sfidato. Sus, aiuto. Insomma, sta, ha fatto un po' di confusione. Comunque era Animal che l'ha sfidata. E lei, come ha risposto, ha sfidato lui. Quindi vi siete sfidati a vicenda per capire. Ok, insomma, sta. Mamma mia, Sus, come intelligente. Cameraman, ci sei? Sì, più o meno ci sono. Bene, hai portato quella cosa? Ah, la scatolina. Dentro quella scatolina che ci ha regalato Babbo, che chissà dove sta Babbo. Si starà riposando probabilmente. Babbo ci aveva regalato la Santa Arena. Incredibile, abbiamo fatto dei primi match incredibili. Poi purtroppo era mezza distrutta e l'hanno ristrutturata quei minion Sus. E adesso finalmente la rinaugureremo per il match contro Animal Incredibile. Quindi, camera, portaci la scatolina incredibile. Certo, sono messa a far ridere che dentro questa scatolina ci sia la Santa Arena Incredibile 3.0 ormai. Mamma mia, camera, sei pronto? Adesso l'apriremo e uscirà la Santa Arena Incredibile. Anzi, la Godoverse TV Arena. Apriamola, incredibile. Wow, sua maestà, ma è bellissima! La nuova Godo Arena! Mamma mia, gigantesca! Sus! È assurdo, sua maestà, come faceva a stare dentro questa scatolina? Cameraman, che ne pensi? Assomiglia molto a quella di prima, ma ancora più grande. E c'è anche la G del Godo, il vostro scheletro ballo incredibile, Animal Junior. È arrivato il momento del vostro scheletro incredibile di dire che in questo ring, dove ci sono stati incontri incredibili, il tuo culo peloso verrà messo qui. Il vostro scheletro capisce che ti senti in colpa per quello che è successo e per tutte le persone che sono morte per colpa tua. E se vuoi veramente fare in modo che la gente ti rispetti, dovrai affrontare il vostro scheletro incredibile e provare a diventare il Godo Champion. Vero, Sus?
Mamma mia, sono stata queste parole emozionano il vostro Giussi in maniera incredibile, mamma mia. E adesso è arrivato il momento. Cameraman, sono pronti i nuovi titoli incredibili? Adesso li prendo. Dai, cameraman, forza! Eccole, il nuovo Lude Championship e il nuovo Godo Championship. Mamma mia. Cameraman, per carità, capiamo il tuo tentativo di esserti impegnato, ma c'è stato un downgrade rispetto a quelle che avevamo prima, clamoroso. Sono sottili, come dire. Guarda, Sus, che non è la cintura in sé che fa il campione, ma il campione che la porta. Me coglioni, Sus. Mamma mia, Cameraman, te la sei preparata, di la verità. Vabbè, comunque, dai, Sus, sono terribili. Certo, sono un po' piatte. Effettivamente, questi sono il simbolo. Il campione vero è chi la porta. Vabbè, dai, Sus, non è terribile. Cioè, mi sta sembrando che indossa la mascherina così. E te ti piace, Sus, la nuova Lud Championship? Vabbè, meglio di niente. È carino che c'è scritto TV sopra, almeno quello. Animal Junior, l'arena è pronta. Il titolo nuovo è pronto. Il vostro skate è pronto. E preparati perché questa seconda edizione di Godomania incredibile avrà come main event il vostro scritto incredibile contro Animal Junior, che verrà sconfitto in maniera incredibile. Oh, Sus, sono arrivati di noi Krauski. E beh, con tutto sto casino è normale. Oh, il vostro di noi si ricorda quando l'anno scorso qui sono ho già affrontato Krauski. Ancora mi fa male la testa per quella volta. Oh, incredibile, vero Krauski? Come passa il tempo è assurdo. Come diceva quell'elefante, l'anno scorso ci siamo sfidati, il vostro Krauski era accecato dall'ira per i quadri del Godo. E che di fatto ancora quell'elefante non mi ha ancora detto dove sono le mie opere d'arte incredibili. Però diciamo che Odino si ha combattuto bene, ha sconfitto il vostro Krauski, e quindi il vostro Krauski approva. Una sorpresa per voi due anche. Che cosa? Quale sorpresa? Quale? Vi presento i nuovi tag Team Godo Championship. Li ho fatti per voi, Sei contenti, Krauski, o di no? Questa è una cosa assurda, Sus. Ammazza, Cameraman, sono più belli quelli dei nostri due. Ma come funziona sta cosa, oh? O di no, guarda che meraviglia. Questo è Krauski, finalmente un campione tag team. Incredibile, con un di no, cioè, non è il massimo, però, come dire, insomma, non male. Oh, il buon di no, finalmente è campione anche lui. Finalmente un di no ha una cintura. Quella è la mia. Con Krauski, però. Bravo Cameraman, effettivamente sono molto carini i tag team di Krauski e Odino. Comunque Cameraman, ne hai fatto meglio le cinture delle nostre. Non pagherai Cameraman, vero Sus? Eh sì, infatti Cameraman, dopo ne parliamo. Per adesso attenzione che qui arriva gente. C'è il nonno e anche quel brutto coso Animal Junior. È arrivato il momento, fatti sotto. Voglio un face to face. Spove, non è arrivato, ho sentito il potere della Godo Arena. È veramente spuvosa. Forza Animal, sei pronto? Sus, scheletro, I'm ready to change my life forever. Forza, stringetevi la mano prima dell'incontro. Forza, come sta? Scheletro, I will do my best. Animal, preparati perché il vostro scheletro, dopo tutto questo tempo, te la farà pagare. I need to change and I need to beat you. Il vostro scheletro, mamma mia, non vedo l'ora. Il main event di Godomania. Il vostro scheletro contro Animal Junior. Dammi la mano e che vinca il migliore. Non è ancora arrivato il pubblico e già sento il pubblico essere pronto per questo match incredibile. Body, trasmessi, messaggi, body, riposate, sentito ragazzi, gli ospiati, le mie marionette sono state bravissime, non sanno niente. Assurdo, non ho veramente parole. L'unica cosa che riesco a pensare nella mia mente da principe, quel King va eliminato. Io sono l'unico reale di questo universo. Non è possibile tollerare con tanta ignoranza. Quel King deve perire. Tusk. Assurdo, sono delle pippe. Tusk, non c'è neanche da sprecarsi le mie mani. Tusk. Cosa dici? Ma quelli sembrano potenti. Mamma mia, non vedo l'ora di combattere. Tu non puoi allarmarti per qualsiasi cosa, sembrano veramente deboli, Tusk. Non vedo l'ora di affrontarli. Non possono immaginare cosa li aspetta.
Ho sentito bene, ho sentito bene. C'è l'elefante. Devo pensare in maniera intelligente. Ah, quello vuole la sua sorella. Non puoi averla. Devo studiarla. Sembrano intriganti. Cosa ne pensi, Chilli? The crazy di questi idioti. Mio, così, gruppo. Crazy. Stiamo arrivando. Adesso che quel broco non c'è più. Crazy. Non abbiamo bisogno di Godot. E quindi, Crazy. Ci vediamo presto. Parola di Crazy.